Io ero a Piazza San Pietro con la mia amica Sara. Sara, quindi lei era con Sara, posso dire? Sì, sì. Sara. C'è la possibilità di parlare con questa Sara? Come no? Per quale motivo? No, Gio, Sara è una picciotta introversa. Vabbè. È una picciotta schiva. È chiusa. È una picciotta. Vabbè, chiusa. Ma come si chiama di cognome? Come si chiama? Di cognome? Sì. Cinesca. Sara Cinesca. È rumena? No, persiana. Per piacere, deve collaborare, va bene? Ti collaboro, Gio! Solo con questa Sara, lei era là. Chi c'era con lei pure? Mi fa ben odore in testa, aspetta che ci penso, Gio, io ho avuto un inferno a Camorra. L'estate, così, noi già avevamo serate, inferno. Ma come fece di pirare la scita? Possiamo continuare con l'interrogatorio, per piacere? Allora, fammi pensare un attimo, non era solo con Sara, era pure con Luca. Ah, quindi c'era anche un uomo con voi? Va bene, quello che era. Quello che era. Va bene, Luca, Luca come? Di cognome Straro. Luca Straro. Luca Straro. A me mi piace di morire in essere con Luca, Gio, perché mi fa ridere. Mi fa ridere di morire. Perché la fa ridere? Perché parla tutto sciano. Con come parla? Allora, picciamo un corrido, mi andate avanti, signora. Dai, picciamo, restate solo come una cretina. Certo che. Vedere lo fenocchio, che io mi davo fenocchio, e adesso non lo so. Torniamo a parlare del discorso del congresso. No, concorso, abbiamo fatto un concorso. No, ma ha detto congresso. Abbiamo fatto il concorso. Ha detto congresso. Tu hai fatto il congresso? Non ho fatto il congresso, ma mi ha detto congresso. Hai fatto il concorso? Non ho fatto il concorso. Ah, hai perso il concorso. Non ho perso il concorso, che ho hai vinto il concorso, pure. Non ho fatto il concorso io. Hai fatto il ricorso a concorso. Non ho fatto il concorso, non ho fatto il concorso. Ah, hai fatto il congresso. No. Hai fatto il congresso. Non ho fatto il congresso. E non ho fatto il concorso. Non hai fatto il congresso e non hai fatto il concorso? No. E allora che cazzo ci facevo il 14 giugno a Roma, scusa? Non capisco, tu mi fai domanda a raggira. No, come vuoi non prendere ero io. Castagno? No, non ero io a Roma, c'era lei a Roma il 14 giugno. Ma cosa stai dicendo? Che te l'ha detto? Lei mi ha detto, è che tu qua ha risposto certamente. Ah, io ero a Roma? E perché non ci siamo visti, scusa? Aspettiamo che finisce il ridere. So. Perché mi hai chiamato, perché mi hai distolto dal mio grezze proprio ora che facevamo la zabina, dimmi. Aspetta che prendo una sedia, che sono affranto. T'annoia venire a messa a te? No, no. T'annoia. Ma non pare. T'annoia. A mia pure m'annoia d'amore. Noia, ma noia vero. Invito a tutti i fedeli qui in chiesa a fare una preghiera. Bravo, anche tu con me. Ripetete subito dopo di me. Allora, Silvio, tu che togli i reati del mondo, accogli la nostra supplica. Silvio, tu che siedi alla destra del Padre, estrema destra, abbi pietà di noi, perché tu solo il santo, tu solo mi sono stancato a fare la preghiera. Sì, ma l'interrogatorio devo fare. Sono venuto e io la confesso, è certo, è la mia missione, figliolo, la devo confessare, la devo fare sprigionare, ecco, da questi brutti peccatini. Allora, mi dica, fratello, mi dica, figliolo, da quanto tempo, ecco, da quanto tempo? Cosa? Da quanto tempo non si sprigiona? Da quanto tempo non si confessa? Dimmi, fratello. Ma è tanto adesso. Quantifichiamo, figliolo, quantifichiamo? 31 anni. 31 anni, figliolo, 31 anni è tanto, eh? Vabbè. 31 anni è tanto. Quanti anni hai, figliolo? 28. Fai i conti spari. Non tanto, se diciamo hai questa sarvagiume in te, questa sarvagiume che non va via, ecco, figlio,
Ma non preoccuparti, sì, ma parliamo magari, so. Che ne so, parliamo dei tuoi rapporti sentimentali. Allora, Vanno bene, vanno bene. Bene. Ragazze, ne avute, ragazzi? Una trentina. Questa faccia. Una trentina. Anche io, una trentina. Guarda, faccio questo lavoro da troppo tempo per credere che ne ho avuto una trentina. Oh, cioè, è vero. Una trentina? Sì. Ma smettiamo, ma finiscila, ma si capisce che non è possibile, figliolo. La ragazza di 30. Ah, ho capito, figliolo, ho capito. La mattina mi sveglio alle 7. Dottore, comincia a peretare, non c'è verso che arrivo alla casa alle 10 di sera, ho smesso di peretare. Ah, tutto questo è il problema. Semplicemente lei soffre di aerofagia. Aerofagia, l'altro aerofagia, è la settimana scorsa e quella ancora prima. Diciamo, dottore, che io nasco scorreggiando, ecco. E questo è il problema. Nino. Cioè, lei mi sta dicendo che il suo problema è semplicemente che lei ogni tanto butta qualche peto. Peto? O feto, dottor! Peto! Il problema che attanaglia quest'uomo ormai da anni è questo stringimento che ho a livello interiore. Lo schifo, dottor, lo schifo. Ci dovrebbe essere. Vuole dire che questa piccola cosa le crea problemi anche nella vita? Problema, certamente, è quello che ti dico. E mi fa piacere che lei tu hai capito, l'hai capito. Perché io praticamente per causa di questa cosa, ad esempio, ho perso la mia sentenza di divorzio. Ah. Sì. Cioè per questa cosa? Per questa cosa. Scusi, come hanno dimostrato che per questa cosa? Lei deve considerare che quando io ho conosciuto mia moglie era, lei era una ragazza con capello lungo, nero, liscio. Ultimamente era riccia, bionda e con un poco di lentiggine. E la giudice ha detto è causa, è il problema, e allora hai capito? Sono io. E questi rimedi naturali, non so, ha provato qualche cosa, erbe, cose? Più che erbe, sono stato ultimamente da un grosso piretologo di fama internazionale, persona che ha avuto i migliori culi del mondo per le mani, eh? Lui mi ha prescritto il limone. Il limone. Ah, certo, si sa, il limone stringe. Stringe. Da lì anche la famosa canzone di Franco Sinatra, quella che fa, la sai? Stringete le natiche, taggerite, stringete le natiche. Ma signor Cialla, ma che mi fa qua? È una bella canzone, è una bella canzone. Quindi, praticamente lei ha risolto col limone? Risolto. Diciamo che ogni volta che lo levo il problema ricomincia. Ah, perché lei proprio a inserimento usa il limone? Ma mi scusi, ma al momento c'è il limone e... È inserito, però soffriamo di qualche sfiatamento. Non era proprio, diciamo, ergonomico. Ma scusi, non ha provato, visto che non riesce, con un pompelmo qualcosa? Mi parla di pompelmo. In amicizia ti dico che l'anno scorso abbiamo provato col cantaloupe. Io le becio. Respiri. Tossisca. Di nuovo. Non si è pigliato niente questa tosse. E da tanto che ce l'ha. Mi fate non essere. Signor Lepeccio, quanti anni ha? 108. Dica 103. E che 108 ce l'ha in sala. Guardi, lasci stare, signor Lepeccio. Lasci stare, si alza. Cioè, tanto per farvi capire, talmente noi siamo due attori che si buttano su tutto. Che ultimamente a Milano abbiamo fatto
Lì. Abbiamo fatto un provino per un film porno. Non ci hanno preso per tanto così. No, ci vuole il congelatore. Non ci dice mai niente, fin! Allora ci vuole il congelatore, ci vuole. Allora. Accattatevi, E se? Mangia mia, consumate, Seo! Allora, per piacere, ce ne stampate altre 20? Uno, non fa niente. Ecco. Bene. Un applauso a questo bel bambino. Ciao, Giulia. Vuoi la magliettina? Dai. Ti piace la magliettina? La mamma dov'è? Il papà si è saputo poi chi era. Un arcio per la bambina. Tutti le siamo creatine, eh?